C'è un video, una clip del tizio che ti ha donato. Penso ci sia una clip. Ora sono in solo. Faccio qualche game in solo. Baby. Questa skin mi piace un botto. Lo sfondo del mio PC è di Firewatch, un gioco bellissimo che mi ha accompagnato quando ero malato di mononucleosi. Non è vero, cioè, l'ho finito in 6 ore. Un Elgato per simmare o registrare, dipende su dove giochi. Bomba in buca, boys. C'era la cassa sopra. Eh sì, che c'era. Sì, ho avuto la mononucleosi, però non so nemmeno io come mi è venuta, perché non ho fatto niente. Avevo preso freddissimo, mi ricordo, quella volta, e boh, mi è venuta. Ah. Devo essere sincero, mi piace tanto giocare in singolo ogni tanto. È bello pure fare le squad, ovviamente, però in singolo posso parlare, esprimermi, fare giocate esagerate, pure perderle, perché tanto, come sapete, non mi frega un cazzo. E qui su Twitch posso avere un collegamento diretto, Twitch è più funzionale, Twitch paga meglio. Twitch, non è vero, non paga meglio se uno ha tante views su YouTube. E oltre a questo, la gente è più matura qui su Twitch. E per esempio, la cosa di fare le stream per chi è nelle donazioni non mi piace. E fortunatamente c'è la sub, che la sub è un modo di supportare, che la gente può decidere di farla o non farla. E addirittura la puoi fare anche gratuita se hai Amazon Prime o Twitch Prime. Solo headshot, bitch. Quanto può costare un buon PC da gaming decente? Guarda, ora come ora non ho la più pallida idea. Davvero, non me ne intendo di queste cose. Poi ogni game è diverso. Perché DPG 333? Perché significa Dark Power Gang 333. E perché è una presa per il culo, un'ironia su me stesso. Anche se io non ascolto la DPG, è una presa in giro su me stesso. Ah, l'ho visto.
Dove cazzo è il lanciagrande dorato? What? Ma il lanciagrande dorato? È caduto qui giù? What? Ah, eccolo. Perché non ti dice a Delux? Ragazzi, ma uno magari a volte vuole giocare solo, magari vuole fare duo, magari vuole giocare squad con altre persone. Perché non è che uno deve per forza giocare con altre persone, uno si deve imbucare. Uno gioca quando ha piacere di farlo. Cazzo, regà. Grazie mille, Giabalabala, per la sub. Benvenuto di PG333 e ne sghere, bro. Ora anche tu mi devi dire perché hai fatto la sub. Magari ragazzi, ho fatto subscribe perché noto in te la passione che manca veramente tante persone in ciò che fanno. La stessa passione che sto mettendo nel mio percorso e mi sta portando a diventare tenente nella musica militare e dell'esercizio svizzero. Wow, porco due. Perché ci avessi io le cose per fare una cosa, cioè ci avessi io le palle per fare una cosa del genere. Sei un grande, grazie bro. Magari è perché ora non sono ancora stufo, perché sto raggiungendo traguardi su traguardi senza fermarmi. Magari è quello ora. Magari è quello, bro, il motivo per cui sono sempre positivo, sempre on fire, sempre stra Gucci boy. Poi vabbè, si vedrà pure con l'andare avanti con il futuro, perché per ora stiamo solamente andando avanti e non ci sono periodi di calo. Ma arriveranno i periodi di calo. Penso sia una cosa abbastanza normale, che arriveranno per tutti quei periodi di calo. O magari che uno si stufa, si annoia, ma io lo sapete quando mi vedete che sono stufo? Quando un gioco non mi piace più, non mi sto divertendo. Quando cambierò magari gioco, perché magari un giorno capiterà, ragazzi, che Fortnite mi stuferà, è normale. Può succedere, è una cosa normale per tutti che un gioco ti stufi. E io specialmente non voglio che la mia faccia, la mia persona venga accomunata a un solo gioco. Io sono Power, sono Giorgio, sono un videogiocatore, amo giocare ai videogiochi, mi piacciono i videogiochi, ma io gioco a tutto ciò che mi piace. Cioè, capito? Faccio ciò che mi piace. Io non sono qua perché devo giocare a un gioco perché fa tendenza a rubare. Sto giocando. Anzi, io prima di venire su Fortnite, nonostante stava spaccando di numeri, io giocavo a PUBG perché? Perché mi divertiva, perché avevo scoperto i Battle Royale. Non per altre motivazioni strane o astruse, ma proprio perché il gioco mi piaceva. Quando mi sono stufato, ho cominciato a cercare altri giochi. E ho trovato in questo caso Fortnite. Ma capiterà che in un futuro magari Fortnite mi stuferà, ragazzi. Ecco, due, mi ero sbagliato. Bella. Ora vi rispondo a tutti per le sub, però cioè io ci tengo che voi capiate questa cosa di me. Pure mi ha sparato con un cecchino. Thank you.
Obi. Ora vi rispondo a tutti per le sub. Scusatemi, ragazzi. Sto facendo veramente un bel game questo. Un ricco e succosissimo game. Un altro. Ok, l'abbiamo visto. Vedo che è l'ultimo. Bravo, sai costruire ma non basta. È finito. Ok, olè, bella vittoria! Let's get it!